spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te però. Buon pomeriggio, 8 maggio insieme per un nuovo caffè, ogni giorno una professionalità, una personalità, un carattere di questo nostro paese. Sono anni che vado in giro per l'Italia, prima ancora che questo Covid, no, ci costringesse come squadra di lavoro a immaginare anche noi l'uso del digitale, del web come strumento per raggiungere le nostre storie. Prima che questo accadesse me ne andavo proprio in macchina insieme allo staff e alle telecamere a cercare queste storie molto spesso nella provincia italiana. Allora sono contento oggi perché andiamo proprio in quella provincia italiana che ha così tanto contribuito a creare quell'idea di Made in Italy nel mondo. Ecco, contrariamente da quello che si pensa, spesso pensiamo a Milano come capitale economica, ma ci sta, e poi però c'è tutta la provincia, poi Torino e anche poi tutte le grandi città italiane, ma moltissimi degli imprenditori, anche delle cose geniali di questo paese sono nate nella provincia italiana, e la città con la quale ci colleghiamo oggi è una città che ha dato un contributo straordinario, credo sia una delle capitali italiane dell'idea di industria, della cultura dell'industria. Infatti parleremo anche di un premio che è ispirato a questo approccio mentale, che ha lasciato traccia e che viene tenuto vivo proprio perché evidentemente la memoria è un fatto importante, ma ce lo dirà il mio ospite. Per adesso ancora non lo svelo perché apro con un video che vi fa vedere uno dei miracoli a cui la personalità di oggi, il mio ospite di oggi, ha partecipato proprio sin dagli inizi e che ci fa vedere anche la cifra di questa cittadina. Stiamo parlando di Biella, questo intanto lo posso dire, siamo in Piemonte, vediamo questo video che ci fa vedere un po' di questa genialità italiana che vive in questa cittadina. È un amore di plastica. Il New Life è un prodotto che proviene interamente dal riciclo di bottigliette di plastica. Vengono lavate, spezzettate per ottenere il famoso flex. Sono scaglie di bottiglie di plastica, noi le trasformiamo e le rendiamo filo. Un prodotto che oggi è bottiglia e domani lo possiamo andare a vestire. È assolutamente proveniente da un processo meccanico. Le tre parole che ci contraddistinguono di essere a basso impatto ambientale, leader di mercato per quanto riguarda investire sempre in nuove tecnologie per cercare di essere primi in ciò che da un punto di vista ambientale ha impatto zero. Per noi Made in Italy è New Life, fatto in un raggio di 90 km, totalmente in Piemonte. Più Made in Italy di così. Pronto a ripartire? Sì, ho appena fatto il piano. Più Made in Italy di così. Poi vedremo che questa storia in realtà intreccia un modo ormai globale di fare in modo che il Made in Italy possa sopravvivere ai tempi che cambiano e che evidentemente dopo la caduta del muro, non solo quello di Berlino, di tanti altri muri, evidentemente ha spinto molti imprenditori a dare una nuova vita alle loro aziende, facendo in modo che entrassero dentro gruppi più grandi che dettano un po' le regole in tutto il mondo. Beh, di questa storia ce ne parla il prestigioso ospite di oggi, è collegato con noi da Biella, andiamo a presentarlo. Signori, è con noi Paolo Piana, ben trovato Paolo. Paolo, ci sente? Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Eccoci, abbiamo visto abbiamo visto questo video, Paolo, che parla di Sinterama. Do giusto qualche elemento di veramente cultura industriale di quella città e di quanto anche questa creatura, che a un certo punto si fonde con la sua, ha fatto per quella cittadina. Sinterama nasce nel 68, fondata da Emilio Falco a Sandigliano. Negli anni 90 si fonde proprio con Tespiana di Paolo Piana, dando origine a Sinterama Tespiana Associati SRL, e il logo passa da una S arancione alla scritta Sinterama Tespiana Associate. È una realtà da 900 addetti con rete di vendita in 70 paesi e leader in Europa nella produzione di fili e filati in poliestere colorati destinati alla produzione di tessuti per automotive, arredamento, abbigliamento e impieghi tecnici. Il
gruppo con importanti unità produttive in Italia, Bulgaria, Brasile e Cina, e al centro di ricerca e sviluppo automotive nel Regno Unito. Ogni anno produce oltre 30.000 tonnellate di filo in 1.200 diverse tipologie, impiega 900 dipendenti e si affida ad una rete di vendita formata da oltre 100 persone, fra commerciali, agenti, in grado di seguire più di 1.200 clienti in 70 paesi del mondo. Abbiamo visto che Paolo Piana incontra e incrocia questa storia negli anni 90, ne è protagonista, poi a un certo punto decide anche di fondare negli anni 80 Incas, che è un'azienda che oggi conta 150 persone e che si occupa di automazione e logistica. Entrambe le aziende però Paolo Piana le vende, Incas nel 2018 e Sinterama nel 2019, chiaramente con tutto quello che è l'organigramma aziendale che partecipa a questa decisione. Insomma, Paolo Piana è un imprenditore seriale che però a un certo punto fa questa scelta, una scelta che vogliamo comprendere, perché è uno dei dibattiti aperti in Italia quando si dice perché i gioielli italiani fanno così gola al resto del mondo e perché alcuni imprenditori e fondatori a un certo punto decidono di cedere questi gioielli. Lo chiediamo direttamente a uno di questi protagonisti, in questo caso a Paolo Piana. Dottore, allora, perché queste cessioni? Sì, ha ragione, è un tema controverso quello di pensare di cedere le aziende agli stranieri. Io l'ho fatto volentieri, ma nel senso che ho cercato degli acquirenti stranieri. Bisogna considerare in che business eravamo. L'azienda tessile produce filati di poliestere, quindi filati sintetici. Questo è un business come materie prime che sta in mano agli asiatici. Per dare un elemento di misura, tutta la produzione europea, includendo la Turchia, vale lo 0,5% di ciò che si produce di poliestere nel mondo. Quindi si dipende da una supply chain, come si dice, una catena di fornitura asiatica. Ora, giocare in questo business senza avere uno stretto collegamento con i fornitori asiatici oggi è impensabile, voglio dire, non è una garanzia di futuro. Dopodiché c'è bisogno di essere globali. Sinterama è una piccola azienda globale, nel senso che siamo in Brasile, siamo in Cina, siamo un po' sparsi per l'Europa, però bisogna essere globali con una grossa capacità di incidere. Il nostro partner giusto quindi era un asiatico che garantisse, diciamo, tutta la catena di fornitura a partire dalle materie prime di base e quindi che desse anche una prospettiva di consolidamento in Europa, perché bisogna aggiungere con lo stesso gruppo avevamo già acquisito un nostro concorrente nel 2011 in Germania con l'idea di fondere le due società. Poi il percorso è stato un po' lungo e complicato, ma adesso ci arriviamo, nel senso che il gruppo che ha acquisito, che è IVL, che sta per Indorama Venture Limited, che è un gruppo thailandese, adesso mette insieme queste due aziende che sono la più importante in Germania e Sinterama, facendo di gran lunga. Sinterama è già oggi per dimensione la più grossa azienda in Europa, ma con questa concentrazione diventa di gran lunga il primo player nel business. E io penso che quando si deve mettere un'azienda nelle mani di qualcuno, se le si vuole bene, io penso soprattutto alle persone, bisogna metterle nelle mani migliori. Insomma, questo io credo sia la scelta migliore per quell'azienda lì, e quindi sono contento che la cosa sia andata in quella direzione, insomma, al di là dei coinvolgimenti personali, che ovviamente giocano sempre un ruolo, però ad un certo punto una cosa che non si può cambiare è l'età che avanza. Paolo, questo comunque ha consentito che quei 900 addetti possano ancora lavorare, hanno un presente, probabilmente avranno... Io l'ho persa.
dicevo, questa cosa ha consentito che quei 900 addetti abbiano un presente e magari anche un futuro? Ecco, c'è un po' di ritardo nel collegamento, probabilmente abbiamo una bassa linea nella postazione del nostro ospite oggi, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Mi sente Paolo? Mi sente? Purtroppo io non sento. Abbiamo qualche problema di linea, vediamo se riusciamo, come dire, a portare avanti comunque la comunicazione. Le dicevo, questa fusione ha comunque permesso che quei 900 addetti, cioè quei posti di lavoro, siano ancora una realtà oggi, no? Mi sente Paolo? Scusi, l'ho persa. Stavo facendo un ragionamento legato ai 900 addetti, dico. Sì, adesso sì. Sono posti di lavoro che sono ancora attivi, quindi li abbiamo salvati attraverso anche questa scelta. Sì, assolutamente, anzi poi il valore della squadra è stato riconosciuto, tanto che l'idea del gruppo che acquisisce è quella di dare la gestione alla squadra italiana, di tutta la concentrazione dell'attività di Sinterama con la tedesca Trevira. Nella dimensione di Biella possiamo dire che Sinterama, 900 posti di lavoro, insomma, sono una piccola Fiat per Biella? Ecco, vediamo se ci sente. No, perché a Biella abbiamo la sede a Biella e 300 persone. Rimane una delle più grosse realtà industriali di Biella, certamente. Bene, invece, ecco, intanto le chiedo il suo rapporto col caffè. Lei sa che questa trasmissione prende spunto da questo rito molto italiano. Gli italiani siamo bravi a fare il caffè. Ecco, le chiedo il suo rapporto col caffè, Paolo. C'è un po' di ritardo. Le chiedevo una riflessione sul caffè. Col caffè non è mai stato particolare, però ho passato la vita coi cappuccini. Bene, bene, e voglio dire, il cappuccino è un altro punto di forza degli italiani. Possiamo estendere il concetto, insomma, forse, anzi, togliamo il forse, i migliori cappuccini al mondo li facciamo in Italia, non ce n'è per nessuno. Quando da italiani andiamo all'estero e proviamo a fare questa esperienza, che sia il caffè, che sia il cappuccino, non ci soddisfa mai, tant'è che quando torniamo dai viaggi all'estero la prima cosa che si desidera fare è prendere un buon caffè o un buon cappuccino all'italiana, magari con a fianco una brioche. Cioè, lei è goloso, cosa ci mette a fianco al cappuccino normalmente, dottor Piana? Ma no, non la brioche, però per me il cappuccino è la colazione, è stato spesso il pranzo, che so, in un autogrill piuttosto che in un bar per strada quando non avevi tempo, piuttosto che la cena quando la saltavi, quindi diciamo il compagno del cappuccino può essere qualunque cosa, ma il cappuccino è una costante. Sì. Bellissimo, senta, mi incuriosisce lei, perché abbiamo visto che è un imprenditore seriale, insomma non si è fatto mancare nulla, si è dato molto da fare, ha creato e ha contribuito a far crescere aziende importanti, poi però si mette a occuparsi di cultura. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: cosa ci guadagna uno come lei a fare cultura, a organizzare un premio? Fra un po' ne parleremo. Abbiamo dei tempi di latenza lunghi. Sarebbe facile dire che uno ci perde perché ci dedica tempo, però assolutamente ci ho guadagnato tantissimo dall'esperienza del premio della letteratura e industria, nel senso che ho conosciuto tantissime persone, scrittori, gente che lavora intorno al mondo dell'editoria, ma estremamente interessanti, e questo non fa che arricchirti.
uno dei limiti degli imprenditori è che bene o male vivono in un ambiente ristretto, frequentano i clienti che sono imprenditori, frequentano le associazioni che sono di nuovo imprenditori, e quindi la possibilità di confrontarsi con persone di tutt'altra estrazione ed esperienza è un arricchimento importante. Senta, Biella ha un'altra realtà importante che è, se vogliamo, la cultura televisiva. Ci sono punti di contatto tra questa famosa Telebiella e poi quello che è stato il premio, e soprattutto cos'è stata Telebiella anche per i suoi ricordi, immagino, di giovane imprenditore? Telebiella fu un'avventura fantastica, perché Peppo Sacchi, l'autore di questa iniziativa, il principale autore, fu il primo a mettersi con determinazione contro il monopolio della televisione, e non riuscì a lui, ma riuscì poi, ne beneficiarono quelli che vennero dopo, della liberalizzazione della diffusione della televisione. Però fu davvero un'avventura da veri innovatori. Personalmente il rammarico è solo il fatto che a quell'epoca gli imprenditori di Biella avrebbero potuto dare una mano maggiore a Peppo Sacchi, che da grande innovatore, come spesso succede, magari non era la persona più giusta poi per il percorso successivo, più razionalizzante, diciamo così. Però gli imprenditori avrebbero potuto aiutarlo maggiormente. Io ero tra quelli, anche se ero molto giovane, ma il rammarico è quello di non aver fatto parte della squadra. Insomma, diciamo che era arrivato prima di un certo Berlusconi? Ecco, abbiamo un po' tempi di latenza, ho fatto una battuta provocatoria. Stavo dicendo, Paolo, se questa esperienza era arrivata probabilmente anche con anticipo rispetto a quello che avrebbe fatto il cavaliere Berlusconi a Milano. Ecco, abbiamo dei tempi, ahimè, di latenza sul collegamento dell'ospite oggi, che sono veramente, questo ci dice anche qualcosa sullo stato della rete in Italia, che tutto sommato sta reggendo, ma dobbiamo davvero fare qualcosa in più, anche perché Covid ci sta insegnando che di questi mezzi ne avremo bisogno ancora, poi si potrà ragionare di come usarli o quanto, ma certo non ne potremo fare a meno. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Oggi non riesco ad avere una cosa a cui tengo tanto, che il ritmo, che in chi fa questo mestiere è chiaramente importante, ma come vedete abbiamo qualche difficoltà nella ricezione del segnale da parte del nostro ospite di oggi. E bene, andiamo avanti, lasciamo per un attimo il concetto di Telebiella e parliamo del premio, che è in questo momento la creatura che attiva molto il lavoro di Paolo Piana. E negli anni 60 c'era stato un grande dibattito sui rapporti fra letteratura e industria, e in particolare a cura di Il Menabò, la rivista di personaggi dal calibro di Elio Vittorini e Italo Calvino. L'idea fu che, sia pure in un panorama di innumerevoli premi letterari, ne mancava uno che si occupasse di mettere in evidenza opere che trattavano l'industria e il lavoro, e così nacque appunto 15 anni fa il premio Biella. Ecco, Paolo, qual è il ruolo che in questi anni ha svolto il premio Biella, e qual è la considerazione quindi che questo premio ha nel paese? Mi sente, Paolo? Vediamo se ci sente il nostro ospite. Può parlare, le chiedevo di raccontarmi appunto il ruolo del premio nel paese. Niente, io ce la sto mettendo tutta in questo caffè oggi davvero, però
la tecnologia è tecnologia, se qualcosa dall'altra parte non arriva non ce la possiamo invitare, poi inventare. Poi beh, sono abituato a coprire i buchi anche nei palchi live. Chiediamo, sì, proviamo a chiedere, non so, se Paolo ci sente, se può provare a collegarsi via smartphone. Ci sente Paolo? Sento pochissimo a tratti. Vogliamo provare sul cellulare, credo di poter rispondere. Vogliamo provare a collegarci col cellulare? Vuole provare a collegarci? Le mando il link direttamente sul cellulare. Provi a collegarsi col cellulare. Le mando lo stesso link sul cellulare, Paolo. Se lo preme, proviamo a collegarci con lo smartphone. Vediamo se siamo più fortunati. I nostri ospiti intanto stanno assistendo anche, ecco, all'idea che è la tecnologia. Devo dire la okay. Prima. Aspetta. Paolo, mi sente? Sì, le dicevo, se lei riuscisse a collegarsi col cellulare, copiando il link che ha ricevuto per mail sul cellulare, potremmo provare dal cellulare. Niente, non riusciamo proprio a lavorare in questo modo, diventa tutto complicato perché non ci sentiamo e quindi non va bene. E proviamo regia, non so, a questo punto a lasciami magari un pezzo di video che fa vedere qualche momento importante del premio, proviamo a ripristinare il collegamento diversamente e a riagganciare la diretta, lasciami un pezzetto ecco di audio e video del premio se c'è, così intratteniamo i nostri social spettatori intanto con le immagini e proviamo a riagganciare il dottor Piana diversamente. Dammi conferma regia che mi senti almeno tu. È una diretta davvero, è la prima, perché in quasi 40-50 trasmissioni non c'era mai successo, però insomma arriva sempre la prova del 9. Speriamo possa essere un appello per le compagnie telefoniche italiane perché facciano qualcosa, in particolare il wifi. Sto notando molti dei nostri ospiti trovano naturale, voglio dire, non è una colpa collegarsi in wifi, ed è proprio il wifi che nelle case italiane invece risente di più. Non è vero che funziona come dovrebbe funzionare, anche quando a volte abbiamo una rete in fibra, il wifi risulta sempre molto penalizzato e quindi le compagnie telefoniche dovrebbero fare qualcosa in più per darci l'occasione di lavorare meglio, perché come vedete in questo caso con l'ospite che sta a Torino ha grossissimi problemi a recepire il segnale, mentre voi ci state sentendo, anche la mia regia che sta in un altro posto ci sta seguendo e un po' tutti i caffè sono andati bene, però ho notato che quando il collegamento, quindi ne approfitto per fare questo piccolo manuale, quando il collegamento è come in questo caso un collegamento in wifi, ci sono davvero seri problemi. E proviamo a contattare Paolo Piana, intanto regia mandami un po' di, se ce l'hai, un video audio del premio Biella e vediamo se riusciamo a contattare Piana per telefono.
Regia, siamo riusciti a mandare qualcosa intanto? Perché se mi lasci così è un guaio. Non hai nulla da mandare in audio? Piero, perdonami, intervengo per suggerirti di chiamarlo telefonicamente. No, non ho il numero, se no l'avrei già fatto, Gianluigi, chiaro. L'ho scritto in private chat, c'è il numero. Puoi provare a chiamarlo, così lui ti sente al telefono e può parlare davanti alla webcam, perché lo vediamo e lo sentiamo. State davanti alla webcam e vi parlate telefonicamente, però dovrebbe funzionare. Quindi tu prendi l'audio dal mio microfono sostanzialmente? No, lui continua, io vi vedo e vi sento attraverso i computer, però lui almeno sente te, visto che non gli arriva la tua voce dal telefono. Eccomi. Ecco, dottor Piana, provi a sentire attraverso il telefono. E teniamo la comunicazione telefonica aperta e proviamo a sentirci attraverso il telefono. Questo è il suggerimento che arriva dalla regia, visto che fa fatica a sentirci diversamente. Magari abbassi il volume dell'auricolare, parli tranquillamente in cuffia, però mi ascolta nel telefono. Allora, ecco, proviamo a riprendere. Perfetto, lo sento benissimo adesso. Bene, proviamo la nostra regia, insomma, ha dato questa dritta, vediamo se riusciamo così. Le stavo dicendo, se ti dice, ecco, in che modo siete riusciti a fare del premio Biella un premio che è diventato un vero e punto di riferimento in Italia. Questo mi fa piacere la definizione, voglio dire, nel senso che i premi sono un po' come l'università, diventano di valore con il tempo, con l'anzianità. Il premio nasce nel 2001, siamo alla 19ª edizione e in effetti un po' di rilevanza con questa costanza e questa presenza la si è acquisita. Che funzione hanno, ecco, i premi da quella che è la sua esperienza? Ecco, in che cosa incidono? Qual è il valore aggiunto che riescono a portare in una comunità e addirittura, come in questo caso, nel paese? Non mi sentirei di assumere il premio Biella per la generalità dei premi. L'idea nostra nasce dal fatto che ci sono 2000 premi letterari in Italia, un'infinità, ma nessuno si occupava di industria, di lavoro in senso lato. E tutto sommato, considerata l'importanza che hanno questi aspetti nella vita di ciascuno di noi, ci sembrava un'area che valeva la pena coprire. Qual è la nostra funzione? In fondo quella di fare un lavoro di selezione delle opere che vengono editate e segnalare, diciamo, quegli autori che si dedicano ad un ambito che obiettivamente va riconosciuto non fa facilmente cassetta e quindi ancora più meritevoli, insomma. Bene, intanto saluto i tanti social spettatori che anche oggi ci sono numerosi, alcuni sono ormai affezionati, da Michele Petrella a Daniele Improta a Silvio Balzani. Daniele mi chiede quando un caffè per il settore immobiliare. Lo faremo presto, Daniele, è una promessa, e quindi vedremo, insomma, di parlare anche di immobiliare. Ieri abbiamo parlato di arte contemporanea, oggi stiamo parlando di premi letterari, del ruolo quindi anche della narrativa e della scrittura nel nostro paese. Paolo, uno scrittore che ricorda davvero con grande, immagino che sono passati da lì tanti bravissimi scrittori, ma uno degli ultimi che ricorda con grandissima emozione, che le ha lasciato un segno particolare, magari anche solo per il tema che è stato oggetto della sua scrittura. Quello che mi piace ricordare in mezzo a tanti è Stefano Micelli. Forse perché poi siamo diventati amici, ci siamo conosciuti per via del premio, è diventato un caro amico. Però Stefano Micelli nel 2012
partecipò al premio Biella Letteratura e Industria con un libro che si intitolava Futuro Artigiano. Allora Stefano era del tutto sconosciuto, se posso dire, ed era la sua prima opera. Futuro Artigiano fu un'opera geniale, nel senso che Stefano focalizzò il fatto che il concetto di artigianalità in Italia era stato svalutato nella cultura generale, legasi le scuole, l'avviamento professionale addirittura fu interrotto come percorso di studi, e nella testa degli italiani l'artigiano era una sorta di livello basso, inferiore rispetto all'industria. Ecco, Stefano presentò un'analisi che metteva in luce come le aziende industriali di successo in realtà erano aziende che avevano portato a dimensione industriale i concetti artigianali: saper far bene un prodotto, inventarlo bene, curarlo molto, farlo con amore. Per cui tutto il libro serviva a rivalutare questo concetto del far bene le cose, che è un concetto molto italiano e che è alla base del successo di tantissime industrie italiane. Ecco, si può, una curiosità e una provocazione, si può scrivere di industria senza essere stato un industriale e magari neanche un operaio? Questo esercizio funziona? Beh, assolutamente sì, nel senso che non le nascondo che io qualche volta mi sono innervosito a leggere alcuni pezzi, alcune opere di qualcuno che, a mio modo di vedere, l'industria la conosceva poco e soprattutto quell'ambiente non l'aveva vissuto da vicino. Però anche questo modo di rappresentarne la percezione quando non è un vissuto aiuta a chi vive nell'industria a capire come si può essere letti dall'esterno e aiuta a capire come si può migliorare. Paolo, il vostro pubblico, che pubblico è? Chi sono i fruitori del vostro premio, i primi che intercettate, e se ce n'è uno che predilige? Il nostro pubblico è molto quello dei lettori, che vuol dire persone che sono un po' avanti con gli anni, tant'è che il premio nasce proprio dal desiderio di coinvolgere i giovani e di far conoscere ai giovani il mondo dell'industria. Continuiamo a lavorare, e non le dico raccogliendo successi a piene mani, perché è un percorso difficile, per coinvolgere i giovani e portarli a leggere più facilmente, insomma. Senta, penso a Torino, capitale di questo Piemonte, è stata anche capitale del paese, giusto per ricordarlo, però voglio dire, Torino, dopo che Fiat è andata via, almeno in buona parte, non è più la stessa Torino, ha dovuto in qualche modo riscrivere la propria storia, ritrovare una pelle nuova, e ci sembra anche che ci sia riuscita, non senza difficoltà che però riguardano la maggior parte delle città italiane. È un po' così anche per Biella, per il Piemonte, c'è una riscrittura anche dentro il tessuto dell'intera regione, oltre che della capitale? Sì, quasi, si potrebbe dire che Biella, poi per Biella quel fenomeno è ancora più evidente. C'è qualche cosa che di comune nel Piemonte, nel senso che è una regione che ha forti radici con il passato, e quindi anche l'aspetto industriale è diciamo una cultura di antica data. Questo è un punto di valore per certi aspetti e anche un limite per certi altri, perché rispetto all'innovazione, rispetto alla disponibilità al rischio, rispetto alla diversificazione, non siamo una regione nel suo insieme, ma diciamo la parte alpina della regione, ecco,
non è così orientata come lo possono essere regioni come l'Emilia o il Veneto o anche la Lombardia. Senta, lei sa che io mi occupo di storytelling, quindi di narrazione di impresa, anche di prodotto e perché no, i luoghi immagino abbiano un carattere, no? Esattamente come le persone, una personalità. Ci descrive il carattere di Biella, che anima ha, che personalità ha? Diciamo gente molto seria e laboriosa, e qui abbiamo detto la parte positiva. La parte non così positiva è che siamo persone abbastanza chiuse, e questo ci viene un pochino dalla contiguità con le montagne. Io trovo che il carattere dei biellesi non è tanto diverso da quello dei comaschi o di Valese. Però Biella in più ha un isolamento fisico che, diciamo, contribuisce a questo carattere. A Biella ci si viene solo se è quella la chiara intenzione. Non può succedere di passare per Biella. Siamo quasi in un cul-de-sac rispetto alle montagne, siamo a 15 km dalla punta del Monte Rosa. Insomma, qui un pochino di isolamento c'è. Anche rispetto a questo, se lo definiamo isolamento, è un connotato negativo. Dall'altra, il nostro ambiente si è salvaguardato molto di più di tanti altri posti in Italia, e quindi la qualità della vita e la qualità dell'ambiente sono eccezionali. Il caffè di oggi è in collegamento con Biella, come sentite, siamo insieme a Paolo Piana, imprenditore seriale, ma poi anche uomo che ha sposato, abbracciato la cultura e l'ha animata e la sta animando con questo premio Biella, che oltretutto prova ad incrociare proprio quella che è la narrativa che si dedica al mondo dell'impresa. Paolo, ci dia qualche buona ragione allora per venire a Biella, cioè a parte il premio Biella, che insomma siamo curiosi di venire a vedere anche per capire un po' di più della cultura industriale di questo paese, qualche altra buona ragione, non so, di gastronomia, qual è il vostro piatto forte o le cose belle da venire a vedere a Biella? Ribadisco, l'ambiente, ed è un ambiente da vivere, nel senso che noi siamo nelle prealpi, quindi non sono le montagne che uno guarda dal fondovalle, le nostre montagne sono tutte percorribili, i boschi altrettanto, quindi per uno sport leggero che va dal camminare alla mountain bike, all'arrampicare, al frequentare la montagna, è un posto ideale. Poi consideri che appena a sud abbiamo un lago, siamo ad un'ora dal Lago Maggiore, e quindi in termini di ambienti, di ambiente è assolutamente di valore. Poi abbiamo dei piatti anche qui abbastanza tipici, se non proprio del biellese, quantomeno del nord Piemonte. Abbiamo l'acqua più leggera d'Europa, abbiamo la birra artigianale più esportata, insomma, anche da quel punto di vista è un'area che vale la pena frequentare. Insomma, se vengo lì, un piatto che non mi devo perdere qual è? Mi dica, è proprio uno solo. È la polenta concia, che è un piatto povero, come origine voglio dire, ma di grande valore, che significa una polenta fusa con formaggio e burro. Senta, 15 anni fa è nato questo premio, tante edizioni, insomma tenerlo vivo immagino non sia stato facile. Quali sono state le sfide più grandi e quali sono stati anche i momenti di evoluzione? Magari qualcosa a cui è particolarmente, della quale è particolarmente fiero, perché immagino nelle varie edizioni avrete provato anche format nuovi, soluzioni nuovi per renderlo anche sempre più consumabile nel senso più buono del termine, magari anche alle nuove generazioni. Sì, non mi viene in mente qualcosa di particolare, salvo che
la cosa a cui sono più attaccato, per così dire, è lo sforzo continuo per cercare di aumentare l'utenza. Il rammarico è che tenere in piedi la gestione del premio rappresenta un certo impegno, un certo sforzo, è fatto con assoluta professionalità, serietà, e il risultato, che è appunto la messa in evidenza delle opere che vengono selezionate, potrebbe essere a beneficio di molta più gente di quanta noi non arriviamo a raggiungere oggi. Ecco, il rammarico è come fare per presentare l'output del premio ad un maggior numero di fruitori. Ecco, c'è un buon gioco di squadra, Biella, su questo premio. Insomma, gli attori fondamentali della cittadina, di carattere pubblico, istituzionale, ma poi anche privato, li sentite vicini a voi? Hanno compreso questa vostra sfida o c'è ancora tanto da fare in questo senso? C'è sempre da fare, ma il premio sta all'interno di Città Studi di Biella, che è, diciamo, il contenitore dei corsi universitari, piuttosto che di una serie numerosa di altre attività, sia sul fronte della formazione che della consulenza e del supporto alle aziende, e quindi di fatto già il contenitore all'interno del quale ci sta il premio è uno strumento pubblico-privato. È un anno particolare, immagino, anche per voi questo. Intanto le dico, ecco, il Covid Biella, vi ritenete tutto sommato fortunati anche rispetto alla situazione del paese? Il Piemonte poi è una delle regioni che ha raggiunto in alcuni momenti, anche superato la Lombardia. Ecco, come è andata a Biella e come state affrontando questa pandemia? In modo molto rispettoso, come tutta l'Italia, devo dire. Adesso anche qui c'è, diciamo, il senso della fase 2, è importantissimo che gradatamente si riprenda, perché l'economia è stata rallentata in maniera drammatica e non basta riaprire per rimetterla in moto, quindi riaprire serve solo ad avviare un processo di graduale risalita, ma i prossimi mesi saranno ancora duri dal punto di vista dell'economia. Dal punto di vista sanitario, diciamo, abbiamo dei numeri non particolarmente alti, nella media bassa del Piemonte, direi che c'è l'aspettativa che per l'autunno si possa essere fuori dalla parte più grave del problema. Paolo, lei che è stato in prima linea come imprenditore, ma poi anche che ha avuto modo attraverso il premio di leggere punti di vista sul sistema industriale, magari anche delle proposte, immagino, che sono venute fuori da questi testi o dai dibattiti che ne sono scaturiti. Ecco, c'è una qualche riflessione di questi anni dentro il premio dalla quale riflessione si potrebbe partire per ripartire, uso questo termine che mi pare ci sta, appena il Covid ci permetterà, siamo già in fase 2, di ripensare, di ridisegnare anche il modo di fare impresa nel nostro paese? Ma io credo che, se si riferisce al Covid, è difficile oggi avviare una sintesi di quelli che potranno essere i cambiamenti e gli effetti. Mi sembra un pochino presto. La cosa certa è che ci saranno dei cambiamenti molto, molto importanti. Ho l'idea che il Covid ci abbia costretto tutti quanti a una sorta di esercizi spirituali. Quando ero ragazzo, negli oratori si facevano queste esperienze. Ecco, adesso lo si è fatto in grande per tutti. E da questo sforzo per reggere queste
settimane a guardarsi dentro, a interrogarsi, ad avere tempo per pensare, io credo che nascerà qualche cosa che non riesco a non pensare che non sia qualcosa di buono. Bene, 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 ottimo. Intanto questa edizione, come lei ci diceva, era già in corsa. Fortunatamente questa fase dell'anno, come mi spiegava prima, storicamente era una fase, diciamo, di valutazione, dove la giuria stava validando e verificando i testi che sono arrivati. Ecco, mi dia qualche elemento su questa edizione. Intanto abbiamo capito che non avete mollato, malgrado il Covid, che siete determinati a portare in porto anche questa edizione. Ecco, qualche elemento su questa edizione, novità, riflessioni e anche se state adattando qualcosa considerata la condizione appunto del Covid. Sì, contiamo di mantenere l'agenda. Queste sono le settimane in cui lavora la giuria, abbiamo raccolto le opere, una trentina quest'anno, entro marzo e a breve avremo l'identificazione della cinquina. C'è purtroppo saltata la presentazione al Salone del Libro, che era tradizionale la presentazione dei cinque finalisti. Dovremo trovare un modo per comunicare ugualmente, lo troveremo, i cinque autori, e poi i nostri momenti di incontro stanno tutti nell'autunno. Io spero che si possano mantenere. Nel contempo stiamo rivalutando come, diciamo, modificare, integrare le occasioni di presentazione e la premiazione finale che avviene in novembre, proprio nell'ottica a cui accennavo prima, vale a dire come facciamo a bucare di più lo schermo, come dite voi. Ottimo, a proposito di bucare lo schermo, ma anche di mantenerlo, di trattenerlo, di non perdere il protagonismo positivo che tante iniziative chiaramente generano, le chiedo una riflessione anche su questo tentativo di Milano di avere un suo salone. Si è discusso tanto, ecco, una sua riflessione tra questo match che a un certo punto si è creato tra Torino, il Salone del Libro, e Milano, che ha provato a fare un suo Salone del Libro, ma d'altra parte è il mondo, è l'Italia, ogni tanto nascono iniziative che vanno ad insediare non solo chi è appena partito, ma chi, come il Salone del Libro, è un pezzo, no, della storia dei saloni del libro italiani. Ma io credo che anche questa vada annoverata tra le conseguenze di un paese particolarmente innovatore e imprenditoriale. A volte in questa voglia di fare si esagera. Io credo che quello che è successo è perché tante persone hanno guardato a questo aspetto dei saloni del libro da Torino piuttosto che da Milano. Se uno lo guardasse da New York o anche solo da Londra, il fatto che si debba disquisire tra due città che sono ad un'ora d'auto risulterebbe incomprensibile. Ecco, credo che dovrebbe essere uno sforzo che dovremmo fare sempre, quello di guardarci un po' dall'alto, da distante. Paolo, che si legga poco in questo paese lo sappiamo, ma leggiamo un po' di più rispetto a prima o di meno? E cosa si può fare per avvicinare, ad esempio, ancora di più i giovani al libro e in generale gli italiani alla dimensione del libro? Che cosa chi non legge non ha compreso del libro, oppure che cosa chi scrive non ha capito del lettore? Premetto che troppo affezionato all'idea che sia un bene e un valore leggere i libri, e quindi il tema è come avvicinare i giovani ai libri e non modificare il portato dei libri per andare loro incontro. Questo può essere un limite della mia considerazione, però è un limite di cui sono convinto e quindi lo mantengo. A questo punto il tema diventa: come far assaggiare i libri ai giovani per far venire loro voglia poi di aprirli e di leggerli. E non è facile, perché
gli strumenti ai quali si sono abituati, quelli che sono di utilizzo quotidiano loro, sono discretamente distanti da uno scritto di più pagine, ecco, mettiamola così. E quindi bisogna veramente essere molto creativi per arrivare ad agganciarli. Io credo sia possibile, ma non è un lavoro intuitivo. Paolo, si ricorda il primo libro che lei ha letto? Le faccio riavvolgere un po' il nastro, la faccio tornare indietro con la memoria. Il primo libro del quale ha memoria, mettiamola così. Non... Erano dei gialli per ragazzi di Hillary Queen. Benissimo. E invece il libro che si porterebbe magari su un'isola da solo, se dovesse ritrovarsi su un'isola e avere la compagnia solo di un libro, quale potrebbe essere? Ma io tendo a sottolineare i libri che leggo, il che dice esplicitamente che parto dall'idea di rileggerli. In realtà non li rileggo quasi mai, e quindi è una risposta un po' ovvia, ma in effetti il libro che porterei è sicuramente un libro che non ho ancora letto. E allora gliene consiglio uno, guardi, ce l'ho qui sulla scrivania, lo sto leggendo in questi giorni, si chiama The Game dell'ottimo Baricco, che oltretutto vive e anima proprio un pezzo della sua regione. Ed è interessante perché Baricco qui ci racconta la rivoluzione digitale, cioè come siamo cambiati dal calcio balilla. Fa un esempio straordinario, Paolo, su come è cambiato il nostro atteggiamento dal calcio balilla al flipper, fino ad arrivare al Space Invaders, il primo videogame dove uccidevamo sia quel mobile di legno, immagino che anche lei in giovane età l'abbia potuto provare. E Baricco qui ci dice 1978, la chiama la prima vertebra, e dice che il momento in cui l'uomo si avvicinò a questo mobile in legno per sparare ai mostri di questo videogioco inventato da un giapponese, lì è cominciata l'era digitale e nulla è stato più come prima. Poi va avanti e ci spiega l'arrivo dei Commodore 64, del primo smartphone e tutto il resto. Insomma, è una bella cavalcata che consiglio a lei. E voglio dire, non sono pagato da Baricco, lo sto leggendo e mi sta entusiasmando, e siccome parla di un pezzo di vita che ci sta interessando e dice che questa rivoluzione digitale ha cambiato molto di più di quello che noi immaginiamo, visto che lei si occupa di cultura industriale, ecco, mi sento di suggerirlo questo libro, perché mi sta davvero entusiasmando, e quindi lo propongo anche ai nostri social spettatori. Siamo davvero alle battute finali, sono contento che almeno siamo riusciti attraverso un secondo canale, il telefonino, ecco, il digitale anche questo, eccolo qui, siamo riusciti con webcam e cellulare collegato finalmente ad avere un doppio canale, il bello anche della flessibilità digitale. Paolo, qualche anno fa questo non sarebbe mai stato possibile, saremmo dovuti arrivare con un furgone con dentro le telecamere e un'antenna e provare a fare dei collegamenti, penso a quello che facevano proprio con Telebiella, no? Immagino che lei avrà qualche ricordo. Oggi invece c'è questa possibilità, ecco, cosa ne pensa di questi mezzi anche da utilizzare, perché no, per il vostro premio Biella? In che modo il premio Biella potrebbe sposare, se già non lo fa, mezzi come questi per veicolare ulteriormente i suoi contenuti? Penso che sia assolutamente la strada. Tra l'altro, questa esperienza del coronavirus ci ha costretto tutti noi a fare 3 scalini in una volta sola per rendere questi strumenti più friendly. Quindi siamo un po' più preparati e l'accelerazione è stata e sarà fortissima, quindi inevitabile percorrere questa strada. Bene, ricordiamo a tutti noi anche l'ospite di domani con la mia regia, e si ha pronto il banner, il mio regista, e poi abbiamo una chiosa finale con Paolo Piana collegato da Biella. Se non hai il banner, ricordo io, domani avremo, eccolo qui,
avremo Sergio Pirozzi. Pirozzi è il sindaco che è rimasto un po' famoso perché ha governato il momento del terremoto di Amatrice, che ha colpito un po' tutti gli italiani negli ultimi anni, e insomma ci racconterà quell'esperienza, ci racconterà come si sopravvive a un terremoto e come magari proprio un terremoto possa essere una di quelle esperienze che ci può tornare utile anche in momenti come questi, perché Covid è certamente stato un terremoto di altra natura evidentemente, ma un terremoto potente che non dimenticheremo mai, che racconteremo ai nostri nipoti, e dovremo trovare forse anche le parole giuste per farlo. C'è chi si è spinto a ragionare in termini di guerra. Lei come la pensa, Paolo? Le piace il termine guerra e dopoguerra per Covid, o ne ha in mente qualche altro? Ma in ogni caso è un termine che rende l'idea. Io credo che il dopoguerra sarà qualcosa di simile, nel senso che ci sarà molto da ricostruire, soprattutto ci sarà una grande opportunità. Si sono messe in discussione tante cose, ed è la condizione migliore per ripensare. Prendo un aspetto per tutti a mo' di esempio, ma la rivalutazione della competenza. Ecco, eravamo su una china assolutamente deprecabile, vorrei dire, nel senso che non si fa sviluppo senza competenza. Adesso io credo che di questo concetto ne abbiano, diciamo, preso coscienza, se non tutti, quasi tutti. Ecco, mi sembra già un buon elemento, e così come ce ne sono altri, per esempio il valore della famiglia piuttosto che di una vita in ambienti non troppo congestionati. Sono tutte cose di cui si è preso coscienza e che, se sapremo utilizzare bene, potranno rappresentare dei driver importanti. Paolo, ci ricordi solo i prossimi appuntamenti con Premio Biella? Quando potremo venire a vedere il Premio Biella? Quali saranno i prossimi appuntamenti, se vuole ricordarli ai nostri social spettatori, e soprattutto dove lo possono seguire? Magari anche la mia regia mi aiuta facendo vedere il sito internet di riferimento. Certo, il 17 di ottobre presenteremo a Biella i 5 finalisti, e il 21 di novembre ci sarà la premiazione con l'ufficializzazione del vincitore. Benissimo, maggiori informazioni li trovate sul portale del Premio Biella, da lì potrete seguire anche sui social, perché insomma è un premio anche molto innovativo, l'ho visto con attenzione, e faccio davvero i miei complimenti, anche perché a mia volta ho organizzato dei premi e ne ho sempre supportato il valore. Dico che questo paese è un paese che dovrebbe celebrare di più le persone, perché chi è bravo non ci toglie nulla. L'ha appena detto lei, Paolo, questo paese deve puntare di più sul merito e sulle competenze, e sono pienamente d'accordo. La ringrazio di essere stato nostro ospite anche oggi. Per gli amici che non hanno potuto vedere la diretta, ci sarà la replica questa sera alle 18. E poi mi prendo l'impegno, Paolo, magari perché no, di fare un caffè speciale che organizzeremo molto per tempo in ottobre, in maniera tale da dare anche notizia di quelli che saranno i vincitori. Grazie a lei, Piero, grazie a tutti di aver ascoltato. Grazie, sigla, ci vediamo domani. Domani è sabato, ricordatevi, ci vedremo alle 11 di mattina e non alle 14.30. Che bello caffè, cuore in carcero s'anno fa, cuoricetta cacciccirinella, compagno di cella c'ha da con mamma.